Radio Ascoli presenta Un mondo di libri. Viaggio in punta di penna tra parole senza catene come nuvole leggere. Con Alessio Alessandrini, Luciano Luciani, Maura Marziali e Maurizio Piccioni. Lunedì 30 gennaio 2017, 241esima puntata di Un mondo di libri. Ben ritrovati, buonasera da Maurizio Piccioni che vi parla dagli studi di Radio Ascoli in Blu. Con me gli affezionati Maura e Luciano. Per la puntata odierna abbiamo un graditissimo ospite telefonico che dovrebbe essere già in collegamento e che saluto. Pino Frisoli, ci ascolti? Sì, eccoci. Ciao. Buonasera, ciao a te. Buonasera, Pino. Grazie per la tua disponibilità, per aver accettato l'invito di Radio Ascoli. Perché Pino Frisoli, allora, innanzitutto ti presento brevemente. Tu lavori in RAI e sei curatore di due libri che sono l'oggetto della nostra puntata, ma perché comunque la tua esperienza lavorativa ti ha portato ad approfondire temi sulla storia della televisione, e in particolare parleremo questa sera di due libri scritti fra l'altro entrambi a quattro mani. Il primo, scritto insieme ad Eddie Anselmi, Rischia tutto, storia, leggende e protagonisti del programma che ha cambiato la televisione. Il secondo, scritto invece con Massimo De Luca, Sport in TV, storia e storie dalle origini a oggi, entrambi pubblicati da Rai ieri. E allora Pino, innanzitutto tu sei uno storico appunto della televisione e dello sport, collaboratore di Rai Sport 2 in particolare. Ci fa molto piacere parlare con te perché, allora, diciamo subito, quando si parla di storia della televisione si parla anche di storia dell'Italia, perché comunque la televisione ha accompagnato il paese, l'Italia, dagli anni 50 insomma in poi, no? E poi i tuoi libri sono pieni, ricchissimi di episodi anche inediti, curiosi, di tante notizie, quindi ne parliamo questa sera molto volentieri. Subito una domanda: come nasce l'idea di questi libri? Magari vogliamo parlare prima del Rischia tutto e poi parleremo dell'altro, Sport in TV. Sì, allora l'idea del libro del Rischia tutto è nata appunto con la ripresa della trasmissione con la conduzione di Fabio Fazio. Per l'occasione Rai ieri aveva pensato di fare un libro che parlasse appunto della storia del quiz di Mike Bongiorno, che è stato il quiz per definizione dello stesso Mike Bongiorno, il quiz migliore, quello riuscito in qualche modo, riuscito meglio, che poi ha dato, al quale poi si sono ispirati tutti i successivi quiz di Mike Bongiorno, che ha segnato poi anche per questo tipo di trasmissione una differenza fondamentale tra il prima e il dopo. Mike chiamava quiz a manovella, quelli vecchi, tipo lascio raddoppia, quindi un nuovo quiz che tra l'altro non fu nemmeno facile da proporre, perché infatti Mike Bongiorno dovette attendere molto prima di riuscire poi ad avere il sì della RAI. E infatti il merito, Mike Bongiorno lo raccontò già nella sua autobiografia, e poi naturalmente l'abbiamo raccontato anche noi, si deve a Carlo Fuscagni, dirigente RAI dell'epoca, che vide subito la bontà di questo progetto e riuscì poi a farlo approvare da Giovanni Salvi, che era il responsabile del settore dei varietà della RAI, che finalmente, una volta visto questo progetto, disse di sì, perché va ricordato che Mike Bongiorno, tra l'altro, televisivamente era in un periodo considerato di crisi. Andava forte in radio, aveva un programma che si chiamava Ferma la Radio, e invece in televisione era già visto nella sua fase declinante. Mm-hmm. E invece con il Rischia tutto trovò nuovo splendore, sì. E con un quiz che tenne incollati davanti alla televisione praticamente tutti gli italiani, e creò dei grandi personaggi di cui siamo ancora oggi a parlarne. E, come detto, Rai ieri ha pensato appunto di celebrare, di ricordare questa trasmissione, e quindi con Eddie Anselmi, che è uno storico del costume e anche della musica italiana, espertissimo per esempio della storia del Festival di Sanremo. Uh-huh. E con me, che sono un appassionato, un esperto di storia della televisione, appassionato anche non solo di sport, ma anche dei quiz, anche di Mike Bongiorno da sempre, e quindi insomma direi trovando le persone giuste per raccontare al meglio la storia appunto del Rischia tutto. E non c'è poi solo quello, abbiamo anche raccontato un po' di storia prima del Rischia tutto, giusto per fare un esempio, già nel 1953
la Rai già proponeva i giochi a premi, c'erano già i vincitori da casa, si era ancora nella fase cosiddetta sperimentale, ma certo, in realtà la televisione già funzionava nelle zone raggiunte dal servizio, quindi diciamo in parte del nord Italia e del centro Italia, e già c'erano appunto i quiz, e poi chiaramente con Mai Buongiorno, prima con La Sciora Doppia, che è stato il precursore un po' la visione che ha diffuso poi la televisione in tutta Italia, sì. E poi chiaramente con i giochi successivi, però appunto come dicevo rischia tutto una differenza fondamentale rispetto alla Sciora Doppia, perché rischia tutto, la sfida era a tre concorrenti, non c'era una cifra predefinita a cui arrivare, e poi c'era il gioco del tabellone che spettacolarizzava il tutto ed è ancora modernissimo, perché secondo me funziona anche oggi nel nuovo rischia tutto. Certo. Pino, allora, questo per dire, insomma, chi meglio di te poteva parlare della storia del rischia tutto. Scusa, io volevo farti subito però una domanda, perché il tuo intervento mi ha stimolato una domanda, però se vuoi puoi anche non rispondere, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere. Come mai in questa edizione nuova di Fabio Fazio del Rischia Tutto non si è parlato affatto del tuo libro? Cioè non è stato... questo veramente vorrei saperlo anche io. Devo ammettere, la cosa mi è, devo dire, mi è dispiaciuta, però sì, non so i motivi. C'è stato un silenzio quasi assordante, perché dico, ma come, si è parlato della scatola, del vecchio gioco, no? Ma anche nel discorso, cioè, mi sembrava un'ottima occasione per parlare del vostro libro, perché è comunque un bellissimo libro che gli appassionati del Rischia Tutto sicuramente apprezzerebbero. Secondo noi lo sarebbe stata, perché è stato un libro che abbiamo scritto davvero con grande passione, con grande affetto, anche nei confronti di Mike Buongiorno, tant'è che abbiamo avuto anche la fondazione Mike Buongiorno, ricordiamolo, con Raieri, che quindi ha appoggiato questa iniziativa, e la cosa naturalmente ci ha fatto piacere. Daniela Buongiorno ha scritto l'introduzione, certo, e abbiamo avuto il contributo nel libro di Ludovico Peregrini e di Paolo Limiti, che sono stati gli storici autori del Rischia Tutto. Paolo Limiti sin dall'inizio, Ludovico Peregrini arrivò dalla seconda edizione, quando il gioco da Roma si trasferì a Milano, e devo dire mi ha fatto un grande piacere sapere che Ludovico Peregrini, il signor No, ha apprezzato tantissimo questo libro, lo ha anche detto pubblicamente, e naturalmente questo ci ha fatto veramente un grande piacere. Certo. Poi ripeto, sul perché nella trasmissione non se ne sia parlato, questo sinceramente mi piacerebbe anche saperlo, ma non so quali siano le ragioni, Un giorno lo scopriremo forse. Magari. No, vabbè. Allora, ricordiamo, Rischia Tutto, la prima puntata, 156 puntate, la prima puntata il 5 febbraio 1970, quindi fra pochissimi giorni, diciamo, ricorrono i 47 anni, se non calcolo male. Sì, esatto, ecco, sì. Dalla prima puntata, che poi fu una puntata, in realtà tu racconti tutto molto bene nel libro, fu una puntata che poi di fatto non andò, non filò liscia nella registrazione, e quindi in qualche modo fu considerata una puntata di prova, e poi la settimana successiva si partì davvero con il quiz, fino, dicevo, 156 puntate, fino al 25 maggio 1974, ripercorrendo la storia del Rischia Tutto, grazie al vostro libro, Pino, si ripercorre un po', dicevamo, anche la storia dell'Italia, no? Perché poi, fra l'altro, ogni capitolo, sono state quattro le stagioni, ogni capitolo è introdotto da quello che in quel momento stava avvenendo anche in Italia. Non tutti i personaggi ovviamente sono passati alla storia, è chiaro che si ricordano gli Inardi, la Giuliana Longari, si ricordano alcuni campioni, chiaramente molti campioni solo per una puntata sono stati chiaramente dimenticati. Ho notato, sfogliando anche un po' il resoconto, perché tu fai un resoconto, tu e di Anselmi, fate un resoconto dettagliato delle puntate, anche dei temi, degli argomenti, comunque un tema molto gettonato era la storia, i temi, diciamo, legati alla storia del calcio, ma non solo, della storia romana, la storia, addirittura c'è anche un concorrente che si presenta sulla storia dell'India, mi pare. Sì, sì. E tra l'altro anche da uno dei dati curiosi è che c'erano alcune materie che venivano considerate invece non adatte. Il concorrente voleva presentarsi, per esempio, sulla storia dei Beatles, sì, e la materia venne considerata di nicchia, non adatta, non troppo popolare. Sì, e chiaramente sta anche considerato che sorride, i Beatles erano già popolarissimi, anzi, si erano anche già sciolti, probabilmente, perché comunque stiamo parlando degli anni 70, e chiaramente fa un po' effetto pensare che una materia del genere non sia stata all'epoca vista come adatta per il Rischia Tutto. Però ho detto, il bello lo era allora e lo è anche oggi, è che io dico sempre,
con queste trasmissioni si impara anche qualcosa divertendosi, perché chiaramente ci sono materie anche ostiche ai più, che però nel momento in cui si sentono queste, si gioca, magari diventa occasione anche davvero per imparare qualcosa sulla storia romana, insomma, diciamo, la storia antica, la storia moderna. E poi c'è il pregio di vedere anche dei concorrenti preparati, a differenza di quanto avviene. Ecco perché io dico, il rischio è tutto un po' il perfetto, anzi secondo me dico sempre l'unica cosa che mancava per la perfezione assoluta al rischio è tutto di mezzogiorno era il colore, che purtroppo all'epoca per colpa dei governi dell'epoca che impedivano alla Rai di trasmettere a colori, Mike Buongiorno che avrebbe tanto voluto essere il primo a fare il quiz a colori sulla Rai, e quindi già nel 72 in occasione delle finali al Teatro dell'Arte si usarono le telecamere a colori, c'è un paragrafo specifico dove descriviamo questo, e però si registrò in bianco e nero perché il teatro era piccolo e per riprendere a colori era necessaria un'illuminazione molto potente che che in qualche modo avrebbe creato dei problemi seri di temperatura all'interno del teatro, e quindi si registrò in bianco e nero. Diciamo che i più esperti possono notare la differenza. Devo dire, anche io avevo notato tra il bianco e nero delle finali e il bianco e nero delle trasmissioni, diciamo, quelle registrate alla Fiera di Milano, e poi i tecnici, diciamo gli esperti, mi hanno spiegato che in effetti questa differenza di definizione delle immagini dipende dal tipo di telecamera usate, perché la telecamera a colori che riprende in bianco e nero ha un'altra immagine rispetto, diciamo, al bianco e nero delle telecamere adatte a questo genere di ripresa. E accade così anche per le finali del 74, però il Buongiorno aveva già preannunciato per il 72 per la ripresa del gioco la TV a colori, ancora nel 73 non ci riuscì, dovette emigrare alla TV della Svizzera italiana con personaggi in fiera per fare un gioco a premi a colori. A parte quello dei Sanremo, che non sono dei programmi, che sono delle serate singole, per cui nel 73 il Festival di Sanremo è il primo a colori, lo dico perché è un argomento di grande attualità, visto che in questi giorni sono riusciti a ritrovare questa serata a colori, quindi si vede il Mike Buongiorno a colori negli anni del rischia tutto. Hai messo qualcosa su Facebook, ho visto, sì, infatti, è interessante. Infatti, la storia della televisione, questo è sono dei ritrovamenti straordinari. È uno scoop. Esatto, quindi sicuramente secondo me vanno divulgate. Quando c'è un lavoro fatto bene, insomma, è giusto che si sappia, di solito si critica sempre, ma insomma, quando ci sono delle cose buone, diciamolo. Esatto. Guarda Pino, fra l'altro ascoltarti è piacevolissimo e con te credo che potremmo stare delle ore. Leggendo il libro ci sono tanti spunti, tante curiosità, ripercorrendo anche la storia dei vari personaggi. Io volevo anche coinvolgere qui i miei compagni di viaggio, sia Maura che Luciano. Se avete qualche domanda da fare a Pino, sicuramente avrà di che rispondere. Allora Pino, io ti do del tu perché così riesco a parlarti meglio. Dunque, il libro l'ho letto, si vede che c'è stata una ricerca accurata e un grandissimo lavoro dietro, cioè, e quindi ne esce fuori comunque una lettura molto piacevole. E io ero anch'io una grande fan di Rischia Tutto, quindi vedevo sempre le puntate. Mi ricordo che c'erano dei locali che avevano fatto la chiusura il giovedì perché non ci andava nessuno, perché tutti erano incollati davanti alla televisione a vedere. E dicevo che la cosa che mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere è che in effetti questi concorrenti erano persone comunque che, cioè, si guadagnavano i soldi, ma se li guadagnavano studiando, cioè c'era anche lì un discorso di impegno. Non è che tu vincivi dei soldi così, dovevi essere preparato nella materia, e sono usciti fuori dei personaggi incredibili, io me li ricordo quasi tutti. C'è stato anche un Ascolano, mi ricordo, un certo Minini. No, quello era un altro, non era Rischia Tutto, però era un altro programma di Mike Buongiorno. Ascolano ci deve essere. No, c'è stato, lo leggevo dal libro di Pino Frisoli, c'è stata partecipato la puntata dell'8 novembre 1973, la puntata del, scusate, 19 aprile del 73. Divenne campione Giuseppe Puzzo, che spodesta, diciamo così, quindi 8 novembre 73. Sì, 8 novembre 73, il titolo a Maria Luisa Migliari. Esatto, è vero, che era diventata campionessa il 19 aprile, sì, infatti. E Giuseppe Puzzo, che era vice provveditore agli studi di Ascoli Piceno, sindaco di Moresco. Ecco, ho catturato questa notizia. Sì, mi ha colpito appunto perché era vice provveditore qui ad Ascoli. Invece e il partecipò personale anche alle finali dell'edizione 72-74, l'altro. Sì. Fu uno dei grandi campioni della seconda fase del Rischia Tutto, che è stata in realtà storicamente un po' sottovalutata, perché molti, tra l'altro a proposito del Rischia Tutto, hanno considerato le prime tre edizioni, quindi 70, la prima, il Teatro della Vittoria a Roma,
poi le altre due a Milano, e diciamo con la finale di Milano, la puntata probabilmente più seguita in assoluto, che vide la vittoria poi di Massimo Inardi. Ma rischia tutto è proseguito per altre due edizioni dal 72-74, anzi a mio parere forse anche più spettacolari rispetto alle altre due, che hanno prodotto dei grandissimi campioni. Hai citato Puzzo, ma appunto Maria Luisa Migliari, Bottesini, il maestro D'Urso, che ottenne la vittoria, la cifra più alta in una sola puntata, Cillo lo scacchista, Domenico Giacomino Piovani, insomma dei grandi personaggi anche in queste due edizioni, che però sono stati un po', come detto, sottovalutati. Forse offuscati dalla grandezza di Inardi. Esatto, perché in pratica, anche nelle repliche televisive anni fa, io vidi tutte le puntate del Rischia Tutto dal 70 al 72, quando Rai fa l'album, meritevole canale tematico sulla storia della televisione, che secondo me ci vorrebbe ancora un canale fatto così. Diretto da te, Pino. Diretto da te. Al giovedì propose tutte le puntate del Rischia Tutto dal 70 al 72. Però appunto il Rischia Tutto, come detto, è proseguito. E io ho avuto occasione di vedere anche sul catalogo multimediale Rai delle puntate, e le ho trovate spettacolari, quelle con la Migliari. La Migliari, io anche per ragioni anagrafiche ho dei ricordi in più, ovviamente, degli anni finali del Rischia Tutto. È stata un grandissimo personaggio, oltre ad essere stata campionessa assoluta dell'edizione 72-74 e seconda delle vincite dietro Inardi, e ci sono le sue puntate sono state spettacolari. Mi viene in mente un episodio dove lei portò si avvicinava il compleanno di Mike Bongiorno, portò una gigantesca torta, la chiamarono il Rischia Frutto. Oppure il famoso episodio, quello della signora Longari dell'Uccello, delle leggende metropolitane, che non è vera, che noi abbiamo smentito. Leggendo il vostro libro si chiarisce questo episodio. Va detto che già la signora Longari ha sempre smentito questo episodio, quindi che però poi succede che non si sa come. Più si smentisce più. E poi cominciano, insomma, poi ci sono persone che dicono, ancora oggi io trovo persone, no, ma io ho sentito quella frase, no, è un dato di fatto, noi abbiamo visto le puntate, abbiamo letto i giornali dell'epoca, non è stato detto neanche nei fuori onda, perché all'epoca i giornali, allora Rischia Tutto era registrato, i giornalisti che mantenevano poi, rispettavano rigorosamente il silenzio, per cui fino a che non andava in onda non si sapeva nulla, anche se magari a volte leggendo gli articoli si poteva magari intuire forse come sarebbe andata a finire, e riportavano però anche quello che accadeva nel dietro le quinte, se c'era qualcosa di clamoroso, se c'erano magari degli interventi che poi venivano tagliati, insomma questo si scriveva, e ovviamente di questo episodio non c'è traccia, perché non è mai accaduto. In realtà noi, diciamo, io già nel 2010 nel mio blog, dopo ero già arrivato a svelare il mistero, poi è chiaro che con il libro abbiamo potuto in qualche modo diffondere anche a un pubblico più ampio. Certo. Perché tutta la mia ricerca all'epoca nacque da una intervista fatta a Paolo Limiti, che disse, ovviamente smentì anche lui l'episodio dell'uccello, e disse che in realtà c'era una concorrente ligure che si presentava sull'ornitologia, e con Mike Bongiorno in camerino, scherzando, si disse, ma se sbaglia potremmo fare la battuta, diciamo, non la diciamo. E ovviamente, appunto, essendo poi Rischia Tutto registrato, in realtà una battuta del genere probabilmente non sarebbe passata, l'avrebbero comunque cancellata. Ad ogni modo, poi ho cominciato questa ricerca, anche grazie poi ai giornali online, che finalmente con gli archivi dei quotidiani online disponibili per tutti, questo chiaramente ha anche facilitato la ricerca, ho cercato tutti i concorrenti per vedere se c'era qualcuno che si presentava sull'ornitologia. Nessuna concorrente si è presentata su questa materia, ma nella puntata del 17 maggio 1973 in tabellone c'era proprio l'ornitologia. Certo. E una dei tre concorrenti era Maria Luisa Migliari da Calice Ligure, provincia di Savona. Per cui a quel punto ho detto, ecco, enologa, forse mi sembra, vero? Enologa. Sì, esatto, infatti lei era si presentava poi su una materia appunto che poi è oggi di grande attualità, quindi sulla cucina, sui vini e sui piatti tipici, quindi insomma era bello anche da sentire, curioso, ripeto, attualissimo. E ovviamente lei era già campionessa in carica, già personaggio, come detto la sua provenienza era della Liguria, quindi ho dedotto che forse era lei la persona, non era una concorrente che si presentava sull'ornitologia, non era nemmeno una anonima concorrente che si presentò per una sola puntata, ma anzi una delle concorrenti più importanti del Rischia Tutto. Certo. Comunque sia, Rischia Tutto, ornitologia, lasciata in fondo dai concorrenti, quindi oramai bisognava scegliere solo quelle domande, quindi non potevano scappare.
spettava la prima scelta ancora alla Migliari, tabellone, allora con le diapositive, si prenota un altro concorrente e Mike fa la sua domanda. In questa domanda a un certo punto c'è la diapositiva, appunto, l'uccello lira, questo era l'argomento, e nel porre la domanda al concorrente, Mike Buongiorno dice, ecco, vede, questo nella foto è l'uccello lira, guardi quanto è bello questo uccello, vi sa dire dove la provenienza, insomma, di questo uccello? E la risposta, Oceania, quindi continente oceano, quindi risposta esatta, ecco, tutto qua, insomma, sì, quindi, diciamo, c'è stata questa frase, guardi quanto è bello questo uccello, che si presta chiaramente a scherzare, a doppi sensi e tutto, la cosa finita lì. Poi c'è stata anche, la puntata sarà poi particolarmente divertente, perché poi l'ultima domanda era su un altro, Giovanni lo Stupido era il nome della risposta esatta, il concorrente che si prenota, che si chiamava Giovanni anche lui, quindi anche lì Mike Buongiorno e noi sbaglia la domanda, quindi c'è anche un momento anche lì molto divertente, e alla fine la risposta esatta, o meglio, Mike chiede alla signora, alla Migliari, di dare comunque la risposta anche se il tempo era scaduto, lei risponde esattamente dando il nome latino di questo Giovanni lo Stupido, come si chiamava, sì. Allora Mike Buongiorno le fa i complimenti e insomma Mike Buongiorno sapeva quando era poi il momento di fare spettacolo, per quello Mike Buongiorno dico sempre, non era un semplice lettore, diciamo così, di domande in un quiz, quando trovava il personaggio lo sapeva valorizzare, gli consigliava su come dovevano comportarsi, su come in qualche modo dovevano sfuggire magari a eccessi di popolarità, li incontrava sempre il giorno prima, insomma spiegava i meccanismi, e ripeto, li sapeva valorizzare. Preparava molto bene, insomma, anche le trasmissioni. Ricordiamo, ecco, poi tra l'altro, quando Inardi nella finale sta per rispondere esattamente, Mike Buongiorno dice a un certo punto, signor Inardi, ci ricorderemo di lei anche nel 2000. Ed è vero, siamo ancora qui a parlarne, in effetti il nome di Inardi è un nome ancora famoso, nella storia, come quello della Longari. Certo, la Longari è stata la prima grande campionessa, e il personaggio che ha dato, il risaduto era, in realtà già era una trasmissione comunque molto seguita, la Longari è stata, diciamo, il primo, come detto, il primo grande personaggio che ha contribuito poi al lancio della trasmissione, tant'è che è anche molto bello quando la Longari perde il titolo, Mike Buongiorno le dà un bacio in fronte le riconosce il merito della popolarità della trasmissione, dicendo non siamo noi, non è il conduttore che dà il successo, siete voi concorrenti, io devo alla signora Longari se il rischio tutto è diventato una trasmissione così popolare. Anche perché lei dura molto. Tornando un attimo per chiudere poi il discorso prima dell'uccello della signora Longari, perché la frase che poi nella vulgata popolare ai 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 signora Longari, che comincia così, in realtà l'ai ai ai poi c'è stato proprio in questa puntata, la Longari ovviamente era indietro, era l'inseguimento, c'è un rischio, c'è quindi una domanda su la Longari avrebbe dovuto rispondere, indicare su tre categorie di pugilato, indicare il campione per ognuna di queste, la Longari sbaglia la risposta e Mike Buongiorno risponde così, ai 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 ai, mi scusi se lo dico, quindi c'è stato questo ai ai ai, ovviamente non c'è stato nessun riferimento all'ornitologia, ma in nessuna puntata, per cui su questo sono date le leggende più strane, più incredibili, anche di ogni genere, ripeto, non c'è mai stata questa frase, quindi l'unico riferimento è stato questo, poi l'ornitologia è comparsa in un'altra puntata, poi ripeto, noi abbiamo, come detto, smentito in maniera definitiva. Ecco. Questa storia, speriamo che adesso almeno non si continuerà a dire, anche se il modo di dire un po' rimane, ma insomma non si continuerà a dire che questo è avvenuto. Poi in realtà negli anni successivi è stato anche fatto un montaggio, Mike Buongiorno probabilmente ha pronunciato, ma volutamente, una frase simile già quando era passato alla Mediaset, o meglio allora Fininvest, perché naturalmente la leggenda poi era diventata popolare, però era stata una frase, come detto, pronunciata sapendo benissimo la derivazione, quindi non una gaffe non voluta, peraltro anche le famose gaffe di Mike Buongiorno spesso in effetti erano involontarie, lo stesso Ludovico Peregrini nel libro ce ne parla, ci racconta alcuni episodi curiosi di come nascevano a volte così,
Mike Buongiorno magari pensava di fare un complimento, come nel caso di una concorrente, dove sostanzialmente ha detto: ah, guardi che bel vestito, ci ho arredato il divano. Ecco, più o meno la frase era così. Per Mike era un complimento, cioè, per magari invece per la signora lì poteva sembrare. Potrebbe essere rimasta un po' male. Senti, Pino, no, ecco, di questo episodio, come di tanti altri, insomma, si può sapere molto, molto, appunto, leggendo il vostro libro. Io, prima della prima pausa musicale, Pino, volevo, ecco, anche dare il microfono a Luciano, che voleva farti una domanda brevissima. Luciano, ecco, buonasera. Io volevo parlare un po' delle critiche che sono state fatte a Mike Buongiorno, per esempio quella di Umberto Eco, che anche lui era un dirigente prima, penso, di Mike Buongiorno della Rai, no? Oppure anche quelle critiche che sono state fatte contro, potremmo dire, il gioco, come se fosse un gioco d'azzardo, ma a me non sembra che fosse proprio così, anzi oggi veramente è diventato una patologia questo gratta e vinci, oppure anche altri giochi, però ecco, infatti io sono molto più vecchio di lei, ho studiato pure a Milano, ma questo non c'entra. Ricordo che da bambino, anche quando vedevamo il famoso campanile sera, e io sono del 49, parecchi anni quindi, e eravamo entusiasti, infatti pure quando io ho fatto l'università a Milano non ho mai capito queste critiche di Eco in modo particolare a questo Mike Buongiorno, perché in fondo se la cavava bene sulla scena, no? Sì, infatti poi queste, è molto curioso anche queste critiche, perché in realtà poi ho anche scoperto, sì. Soprattutto sulla stampa, che è stata una delle nostre fonti principali, il critico dell'epoca della stampa, che era Ugo Buzzolan, era sul rischiatutto, non lo vedeva, non era una trasmissione che vedeva con favore, sì, e sì. Fa anche effetto pensare a come la trasmissione, all'impronta che ha lasciato nella storia della televisione e non solo, e leggere invece delle critiche anche in questo, molto pesanti su questo tipo di trasmissione, sul quiz, che quindi veniva visto come una trasmissione che in realtà non era divulgativa in qualche modo, non era anzi una trasmissione leggera, se penso a come non su quello culturale, che sono i giochi di oggi, sì. Dove c'era quattro possibilità di risposta, a volte con domande davvero elementari e con i concorrenti che riescono anche a sbagliare con quattro scelte delle domande che si dovrebbero sapere senza bisogno, diciamo, di cultura generale, ma molto, molto semplice, certamente che non richiedono una preparazione specifica, e sentire, leggere queste critiche, e tra l'altro all'inizio del Rischiatutto mi era anche capitato di leggere su qualche giornale una critica che diceva sostanzialmente che il ritorno di Mike Buongiorno con il quiz, ancora con questa formula oramai vecchia, passata, superata, ma basta con questi quiz, con questi giochi. Forse perché, ripeto, Mike Buongiorno televisivamente era in un momento declinante, le sue trasmissioni successive a Campanile Sera non avevano avuto, relativamente per la TV dell'epoca si intende, perché chiaramente i numeri dell'epoca riportati oggi sarebbero dei trionfi strepitosi, non avevano avuto il successo sperato, e quindi Mike Buongiorno, come detto, si era trovato in crisi, anche se ho detto aveva in radio un programma proprio con Paolo Limiti. Da lì poi il rapporto con Mike Buongiorno e con l'Istituto nacque, infatti, proprio da questa trasmissione radiofonica Ferma la Musica, di grande successo, e invece in televisione ho detto veniva visto quasi come davvero un personaggio che aveva oramai dato, ecco, dato il meglio, e quindi oramai era, come dire, già il passato della televisione, e invece valutazioni, diciamo, sbagliate. Sì, infatti, poi la storia dimostra, secondo me, io dico sempre che il meglio di Mike Buongiorno lo ha dato nel periodo dal 70 all'82, quindi, diciamo, da Rischiatutto a Flash lo ha dato in Rai, anche con Scommettiamo, il successivo, con remake di Lascio Raddoppio, e poi con Flash, come dicevo, perché la formula, in qualche modo, formule che riprendevano poi anche il Rischiatutto, perché, e che avevano anche una durata ragionevole, un'ora, diciamo un'ora e mezzo, non di più, perché poi va ricordato che Mike Buongiorno, quando poi si era parlato del ritorno del Rischiatutto e lui avrebbe dovuto riproporre su Sky il Risca e tutto, Mike Buongiorno disse sempre che voleva tornare al quiz originale, quello che durava appunto non più di un'ora e mezzo, perché quella doveva essere la durata naturale e non dei giochi, e soprattutto, e poi domanda secca, risposta secca, è questo, certo. che è l'essenza e il bello del gioco, che mi ha entusiasmato anche in questo nuovo Rischiatutto, finalmente, mi viene da dire, e non questi giochi dove uno sta lì, deve rispondere, deve spiegare perché dà quella risposta, e magari ci mettiamo anche la pubblicità in mezzo, ve lo diremo dopo, e così via, certo. Che sinceramente a me, ripeto, non ti entusiasma, una formula che a me non piace, no, certo. per senti Pino,
In sottofondo stiamo ascoltando delle note. Io ho trovato Amare di meno di Peppino Di Capri, perché appunto un capitolo del vostro libro parla anche delle sigle del Rischiatutto, no? Questa di Peppino, sì, Di Capri è stata la sigla della seconda stagione. Sì. Queste erano le sigle finali della trasmissione? Sì, la terza stagione, la 71-72, la seconda, 71-72, diciamo, esatto, sì. La prima era stata di George Moustaki, sì. Poi ci furono I Ricchi e Poveri e poi I Nomadi. Esatto. E sulle sigle, questo poi anche ce ne aveva parlato anche Ludovico Peregrini, sì, all'epoca le sigle erano una parte anche importantissima nelle trasmissioni televisive, si vendevano i dischi su, sì, questo, sì, oggi sì, purtroppo la sigla praticamente non esiste più. E proprio Peregrini, confrontandolo col nuovo Rischiatutto, quando abbiamo presentato il libro a Milano, ci aveva spiegato che oggi purtroppo con la televisione di oggi la sigla non si usa più, perché il pubblico ha la tendenza, appena sente la musica, appena di cambiare canale, cambia canale, e sì, quindi sì, ovviamente oggi si può al massimo fare, come dire, metterla quasi in sottofondo, sfumarla, ma in qualche modo far sì con i titoli di coda che la trasmissione sia ancora in corso, attiva, come accade l'ho detto ormai in tutte le trasmissioni, anche nel Rischiatutto, pur avendo una sigla di coda, in realtà questa è stata solo accennata, perché come sì, detto altrimenti il pubblico oramai è, purtroppo proprio a dire, è abituato così, cambia canale, ovviamente con questi discorsi di share, di audience a cui si sta attentissimi, certo. Ovviamente però ripeto, sono sigle che sono passate, sono ricordate, ecco, poi passano alla storia, esatto, dopo tanti anni si ascoltano con piacere, emozionano e ci riportano anche un po' a quel, ci fanno rivivere quel periodo, non solo, esatto, ovviamente nel caso del Rischiatutto, ma proprio più in generale, esatto, tutte e allora, le trasmissioni televisive. Esatto, allora Pino, guarda, ti interrompo un attimo, solo qualche secondo, ci ascoltiamo questo brano di Peppino Di Capri e ci ritroveremo qui con te tra qualche secondo. Un mondo di libri, viaggio in punta di penna tra parole senza catene come nuvole leggere. Eccoci rientrati in studio per questa 241esima puntata di Un Mondo di Libri. È sfumata mentre parlavamo con Pino Frisoli il brano di Peppino Di Capri, Amare di meno, abbiamo detto sigla di una delle stagioni televisive del Rischiatutto. Poi magari tra qualche minuto ascolteremo anche l'altro brano dei Ricchi e Poveri. E con Pino Frisoli, davvero, come dicevo prima, si potrebbe stare delle ore. Pino, tu sei una fonte inesauribile di notizie, di curiosità, di aneddoti legati alle trasmissioni sportive. Tu sei anche un appassionato di sport, posso dire uno dei principali esperti di sport, di storia dello sport in Italia? Ti offendi se lo dico? Penso di sì, sì. No, penso si possa dire. Ecco, lo diciamo, no, perché davvero è così. Tu hai scritto questo libro, interrompiamoci un attimo sul nostro discorso del Rischiatutto, magari lo riprenderemo nella terza parte, anche se sto vedendo davvero che questa sera la puntata sta volando, ma insomma, come in genere... capita così, sempre. Pino, ecco, in radio il tempo accelera, non abbiamo ancora capito perché, ma ogni volta che veniamo qui, mettiamo le cuffie e partiamo con la trasmissione, dopo un po' diciamo, ma è già finita, forse questo avviene proprio quando le puntate sono più belle, no Maura? Sì, più belle, che scorrono poi, ecco. Ma vabbè. Allora, dicevo, interrompiamoci qualche minuto nel parlare del Rischiatutto, poi ci torneremo. Volevo aprire una parentesi su questo secondo libro, Sport in TV, perché anche qui le curiosità sono tantissime. Chiaramente non abbiamo tempo di approfondirli tutti i temi. Io con te, Pino, volevo magari, ecco, farti un paio di domande, alcune cose che sfogliando il libro e anche spulciandolo, perché è un libro che si può anche leggere dalla fine all'inizio in qualche modo, mi colpiva quell'episodio in occasione della finale di Coppa Davis Cile-Italia del 76, che la RAI decise di non trasmettere, poi in realtà non trasmise in diretta ma trasmise in differita, non sul secondo canale ma sul primo, perché in quel periodo il Cile era sotto la dittatura di Pinochet. Ecco, qui c'è stata un'interferenza della politica con lo sport che, insomma, a mio avviso mi ha lasciato un po' perplessa quella decisione, però è l'unica Coppa Davis vinta dall'Italia tennistica, insomma fu un momento importante da un punto di vista sportivo. Panatta, Barazzutti, ricordiamo la squadra vincente. Ecco, come andò in quell'occasione? Siamo nel 1976, brevemente. Sì. Allora, intanto voglio ricordare, il libro l'ho scritto con Massimo De Luca,
già direttore, che era, all'epoca quando l'abbiamo scritto era direttore di Rai Sport, conduttore della Domenica Sportiva, direttore anche prima dello Sport Mediaset, conduttore di tutto il calcio minuto per minuto al posto dello storico Roberto Bortoluzzi, sì. Quindi insomma un grandissimo davvero del giornalismo sportivo e non solo italiano, quindi insomma per me è stato chiaramente un onore poter vedere il mio nome accanto al suo. Certo. E niente, dicevamo appunto di questa Coppa Davis del 76, allora l'Italia, che era nell'anno d'oro del tennis, Panatta aveva vinto a Roma e a Parigi, sì. Arrivò in finale di Coppa Davis, la squadra era capitanata da Nicola Pietrangeli, solo che si doveva giocare in Cile, e il Cile era arrivato in finale anche per il rifiuto dell'Unione Sovietica di affrontare il Cile, sì, per via del regime dittatoriale di destra di, sì, di Pinochet, che c'era da qualche anno. E da lì nacque la polemica, andare o non andare in Cile, è giusto o non è giusto? Ora il problema è che naturalmente l'Italia in realtà non aveva interrotto i rapporti col Cile, purtroppo, come capita in queste occasioni, si cerca di far pagare allo sport un prezzo che altri settori non pagano, peraltro la storia dimostra che, come dico io, i boicottaggi in realtà non producono, i boicottaggi sportivi non producono risultati. Servono solo in qualche modo a danneggiare la carriera di atleti, sportivi che per anni si sono preparati per un determinato evento, certo. Poi arriva il politico di turno, non dobbiamo andare, ma sul piano pratico sono del tutto inutili, sono delle occasioni perse per chi potrebbe in quell'occasione avere un successo sportivo, non cambiano, diciamo, il corso della politica, ecco. Quindi, sì, sì, sì. Certo. Allora ci fu questa polemica, andare o non andare, naturalmente Nicola Pietrangeli, che era il capitano non giocatore dell'Italia, si batté fortemente per andare in Cile, e quando finalmente si decise di andare, perché poi tra l'altro era anche un'occasione quasi unica, il Cile anche dal punto di vista tennistico non era una squadra forte, quindi era un avversario anche in trasferta battibile, certo, sì. Quindi insomma c'era davvero finalmente l'opportunità per vincere per la prima volta la Coppa Davis, che peraltro è ancora oggi è l'unica, sì, vinta, sì, dall'Italia. E quindi si partì per questa trasferta, naturalmente a quel punto il problema era quello della copertura televisiva, e all'epoca va ricordato TG1 e TG2, la riforma peraltro c'era appena stata nel 76, avevano due redazioni sportive distinte e si dividevano gli eventi sportivi. In quel caso la trasmissione della finale di Coppa Davis sarebbe spettata al TG2. Andrea Barbato, che era direttore del TG2, rifiutò di trasmettere l'incontro, dicendo appunto che non bisognava dare pubblicità a un regime, una dittatura di destra, non era opportuno, e quindi la trasmissione, l'onere, se vogliamo, qui altro dobbiamo dire l'onore della trasmissione, passò al TG1. Il TG1 decise però di trasmettere sì l'incontro, ma solo in differita, per, diciamo così, filtrare le immagini, perché naturalmente la regia avrebbe potuto fare delle inquadrature particolari, al pubblico andava spiegato che si giocava in Cile, quindi in una particolare situazione, insomma, dei discorsi che oggi, diciamo, sono impensabili. Ricordiamo anche l'orario di queste finali, e per il fuso orario in Cile si giocava, per l'Italia era praticamente la prima serata televisiva, sì, quindi sarebbe stato perfetto. Il meglio possibile, ma allora la concorrenza ancora non c'era, si era solo all'inizio, quindi il problema in questo senso non si poneva, e quindi si prese questa decisione che naturalmente scontentò tutti gli appassionati. E tra l'altro avvenne anche un episodio curioso in occasione, ecco, purtroppo va detto, negli archivi della RAI non si trovano le telecronache di queste finali, nonostante l'evento sia stato trasmesso in differita, quindi già registrato, sì. Purtroppo ci sono chiaramente dei servizi, delle immagini, ma non le telecronache. Chiaramente la telecronaca, a differenza, è una cosa in più rispetto all'immagine, perché la telecronaca originale, sì, ci riporta a quell'emozione, ci fa rivivere un po'. Fare un esempio, i campioni del mondo di Nanno Martellini, certo. Riascoltarlo è sempre un'emozione, perché ci fa tornare, come dicevo, in quel momento, in quell'orario, e mentre naturalmente riascoltarlo con un nuovo commento non è la stessa non cosa, la stessa come detto cosa, purtroppo, certo. Non ci sono le telecronache, curioso. Ci sono solo poche immagini, e però il dato curioso, come detto, che racconta proprio Massimo De Luca, che è il ricordo personale da spettatore televisivo di quelle finali, la differita iniziò quando si era appena concluso l'incontro, e Guido Oddo, che evidentemente commentava quindi in diretta dagli studi della RAI,
iniziò dicendo: bene, io vi dico subito che l'Italia ha vinto la Coppa Davis. E quindi la reazione di Massimo De Luca e di tutti gli spettatori che aspettavano, che chiaramente non volevano sapere come era andata a finire, è stato: ma come, io volevo vedere, so già come è andata a finire. Incredibile. E quindi la cosa creò un po' di sorpresa, probabilmente non, da quanto ho capito, ripeto, da quello che mi ha detto Massimo De Luca, non venne presa troppo bene dagli spettatori. Certo. L'incontro venne, va detto, per radio. Ci fu comunque la diretta radiofonica, quindi chi voleva poteva comunque, però chiaramente la differenza è che questa diretta televisiva che non c'è stata, ripeto, se ci pensiamo sono passati 40 anni, è una differenza rispetto a oggi, è impensabile, una scelta, che una televisione prenda una decisione del genere. E quindi questo è passato. Tra l'altro poi nei giorni immediatamente successivi ci fu una polemica sulla Gazzetta dello Sport, il direttore della Gazzetta Gino Palumbo e Andrea Barbato, perché Gino Palumbo contestò, secondo me giustamente, la decisione di non trasmettere, anzi in questo caso più che la decisione di non trasmettere in diretta, proprio il rifiuto del TG2 di trasmettere l'incontro, e dicendo sostanzialmente: ma era un evento importante, non si poteva non essere presenti, e siccome pochi giorni dopo si giocò la nazionale di calcio, giocò un amichevole in Portogallo, Gino Palumbo fece il confronto dicendo: beh, però questa era un amichevole, nessun problema per trasmetterla in diretta, questa era una finale dell'evento più importante del tennis con l'Italia presente, e invece qui ci si è rifiutati di mandare in onda la diretta, quindi causando anche dal punto di vista informativo, giornalistico, chiaramente per il pubblico è stata una mancanza insomma, che spiace, e secondo me è stato, come dire, lo definirei un buco, ecco, un buco giornalistico. Ed è anche curioso notare come, guardando le registrazioni del TG2 dei giorni successivi, in effetti alla notizia non viene data oggi, ecco, l'Italia vince la Coppa Davis, probabilmente i telegiornali si aprono con questa notizia. Sì. E nelle edizioni che sono riuscito a vedere del TG2 la notizia viene confinata metà telegiornale con poche righe. Quindi... il TG2 mostra addirittura una vignetta di Forattini molto polemica con l'Italia di Coppa Davis, quindi diciamo Forattini, vignettista, uno dei vignettisti più importanti, anche lui evidentemente di posizione contraria, insomma ci fu davvero quasi poi al ritorno in Italia, in effetti raccontano poi i tennisti, dovettero quasi arrivare di nascosto per evitare contestazioni. È chiaro che va ricordato il clima politico particolare, certo, naturalmente, però, ripeto, la discussione politica, però devo dire, pochi giorni fa su Rai Sport 1, devo dire, l'ho scovata io negli archivi, c'è stato un dibattito nel TG1, mando in onda un dibattito, uno speciale TG1, proprio sull'opportunità o meno di andare in Cile, le due posizioni fortemente contrapposte. Devo dire che vedendo questo dibattito ho apprezzato la grandissima civiltà delle due posizioni, nel senso che secondo me andrebbe questa trasmissione andrebbe presa come esempio, certo, di come si fa un dibattito politico in un paese civile, mi viene da dire, perché c'era da una parte Nicola Pietrangeli e altri esponenti che naturalmente sostenevano l'opportunità di andare in Cile, da un'altra alcuni esponenti politici contrari alla trasferta in Cile. Beh, ripeto, nessuno si parla addosso, toni sempre molto misurati, posizioni durissime, ma ripeto, sempre misurate, mancate. Alla fine vediamo anche una stretta di mano tra i contendenti, oltre al fatto poi curioso che tutti fumano come se nulla fosse in uno studio televisivo, e questo poi è un dato anche curioso ci svela quanto sia cambiato il mondo, il modo di pensare oggi di una cosa del genere, anche lì è impensabile. E sono anche quelle cose belle che si scovano negli archivi televisivi, insomma, che davvero ci fanno vedere l'evoluzione anche del costume, del costume, esatto, tutte queste cose, e anche a livello sportivo, anche nello sport, questo perché nel caso dello sport in TV non è chiaro, un appassionato di sport naturalmente trova tante occasioni per ricordare, per vedere come è cambiato anche qui il modo di proporre lo sport, ma anche chi non è appassionato troverà tanti spunti divertenti, anche ci sono delle storie molto molto curiose, davvero particolari, certo, che fanno vedere come è cambiato le dirette. Adesso potremmo fare un esempio, sempre nel 76 si giocò Italia-Inghilterra, qualificazioni mondiali, partita importantissima, si giocava di mercoledì alle 14:30 a Roma, non venne mandata in diretta la partita perché gli italiani si disse dovevano lavorare. Allora, la tribuna dello Stadio Olimpico era piena di uomini politici che evidentemente poi, non avevano impegni in poi la proposta, va bene, allora se non si può, se non questa partita deve essere trasmessa in diretta, giochiamo di sera, almeno
ci togliamo questo problema del lavoro degli italiani. No, non si può, a novembre non si può giocare di sera. Come ora, a novembre, come oggi, a Roma, a Roma, chi conosce Roma mi hanno detto a novembre assolutamente di solito le serate novembrine, e quindi pensiamo al calcio di oggi dove invece si gioca senza problemi di sera a gennaio è come se niente fosse. All'epoca una partita nazionale a Roma non si poteva giocare di sera, quindi anche qui è cambiato davvero completamente, quasi senza forse che ce ne siamo neanche accorti, il modo di pensare, di proporre lo sport, un'evoluzione continua. E ripeto, con episodi che ci svelano quello che poi era il modo di pensare anche dell'Italia dell'epoca, e che sono, ripeto, anche molto divertenti, curiosi, e ci potremmo veramente stare anche qui anche delle ore, diciamo, a parlare. Infatti, quindi diciamo che al pubblico che ci sta ascoltando, prendete questo libro e vi divertirete, non ve ne pentirete. Esatto, poi, se fate l'accoppiata con Rischia Tutto è il massimo, ancora è il massimo. Senti, anche perché ci sono punti in comune nel caso di Bottesini, ecco l'episodio di Maiorca, anche lì Bottesini, campione del Rischia Tutto, esperto di subacquea, ingaggiato dalla Rai proprio per la popolarità che aveva raggiunto, c'era questo tentativo di record di Maiorca, e Maiorca va a sbattere contro Bottesini, torna, esce dall'acqua furibondo, era il 22 settembre 1974, e lanciandosi quindi in parolacce qualcosa anche di più, tutto questo in diretta. E anche lì l'episodio, io mi aspettavo di leggere chissà che cosa, magari polemiche televisive, invece nulla di tutto questo. Poi Bottesini e Maiorca, o meglio Maiorca si rappacificò con Bottesini, e però il dato curioso è che la Rai chiese, anche qui anche nei giorni scorsi se ne era parlato, si disse no, per anni Maiorca venne cancellato dalla televisione per via di questa sua reazione, invece no, la Rai chiese a Maiorca di riprendere il successivo record, perché poi Maiorca tentò il record la settimana successiva sempre nelle acque di Sorrento, e fu Maiorca a dire alla Rai no, questa volta la televisione non la voglio, perché voi mi avete, diciamo così, rovinato il tentativo di record, perché il record poi, il tentativo doveva essere al mattino, si fece al pomeriggio, ci si prolungò appunto perché c'erano dei problemi con la telecamera, con la produzione televisiva, e insomma il successivo tentativo di record fu Maiorca a dire no alla presenza delle telecamere della Rai, e non, e quindi anche qui è un altro, oggi un episodio del genere avremmo paginate intere, polemiche, ma come è possibile? È cambiato davvero, potremmo dire, il mondo, questo, il modo di pensare, di proporre, non so, a volte in meglio, a volte in peggio, poi questo dipende dalle situazioni. Pino, guarda, ti interrompo soltanto qualche secondo, perché io avevo messo così, come sottofondo, una musica dei Ricchi e Poveri, che è un'altra sigla finale del Rischia Tutto. L'ascoltiamo per qualche secondo soltanto e poi rientriamo in trasmissione, anche perché davvero siamo alle ultime battute, però insomma potremmo parlare ancora qualche minuto del libro del Rischia Tutto. A tra poco. Viaggio in punta di penna tra parole senza catene come nuvole leggere. E allora rientriamo in trasmissione, 241esima puntata di Un Mondo di Libri, lunedì 30 gennaio 2017, siamo in piacevolissima compagnia di Pino Frisoli, che ci sta illustrando questi due libri scritti a quattro mani, Rischia Tutto con Eddie Anselmi,
e Sport in TV, scritto con Massimo De Luca. Davvero Pino, come dicevo all'inizio, ma è così, insomma, con te potremmo qui stare delle ore davvero, perché sei una fonte inesauribile di aneddoti, di episodi, sei davvero uno dei massimi esperti di storia della televisione e dello sport in Italia. Abbiamo soltanto, purtroppo, direi 5 minuti, 4-5 minuti per chiudere la trasmissione. Ecco, magari volevo lasciare anche il microfono a Mauro e a Luciano se avevano qualche sì, domanda breve da fare a Pino. Io volevo fare due domande. Due, una e mezza. Faccio veloce. No, prima le volevo dire, parlando dello sport, no, oggi molti si allontanano dallo sport perché pensano sempre alla corruzione, ma secondo lei è così presente questa corruzione sia a livello nazionale che internazionale oppure no? L'altra domanda invece è un personaggio sempre del Rischiatutto che ricordo molto bene, e anche altri, moltissimi. Per esempio, quella storia del sagrestano, no, di Gianfranco Roffi, che vince parecchi soldi pure, no? Cioè, che fine ha fatto? Mi sembra che qui dici che è diventato prete addirittura. Sì, Pino, esatto. Un minuto per la risposta, vediamo se sei bravo. Allora, beh, sulla prima dico che la corruzione c'è stata e c'è. È un fenomeno che fa parte della società e quindi... Lo sport non può essere, insomma, esente. Esatto, diciamo, vanno fatti come sempre i dovuti controlli per ridurre questi fenomeni al minimo, sì. Questo come ho detto è un po', ripeto, fa parte della società, certo. È inevitabile, dell'uomo, esatto. Sì, sì. E il Rolfi è stato, sì, è vero, Rolfi è passato alla storia per il gran rifiuto, perché lui aveva diritto a fare le finali del 72, rifiutò di partecipare, perché riteneva chiusa la sua avventura televisiva, poi in effetti divenne poi prete, sagrestano, insomma, sì, prima sagrestano, poi prete, mi pare, in una parrocchia, credo, nella zona del Toscana, del Fiorentino di Firenze, sì, esatto, sì. Bene, grazie Pino. Ma sei riuscito anche. Sì, ma sei stato bravissimo. Niente Pino, io non sapevo che Paolo Limiti era stato diciamo anche lui una colonna del Rischiatutto, la sua amicizia con Mike. Beh, Paolo Limiti è un altro di quei personaggi che è un autore importante, una memoria storica a livello di musica, di tutto, di aneddoti. Quando parla Paolo Limiti mi sembra Frisoli. Siamo là. A livello, ecco, quindi, e poi mi è piaciuto, diciamo, la figura di Mike che esce fuori da questo libro, che diciamo che era abbastanza etichettato come una, invece no, esce fuori una figura bella anche di un grande professionista, molto professionale, uno che si preparava. Poi ecco, bellissima quella cosa che alla fine del Rischiatutto poi si andava a mangiare, lui chiacchierava, raccontava, cioè mi è piaciuta molto questa cosa. È proprio vero che quando uno entra dentro l'argomento con persone che vabbè, come te, che si è documentato eccetera, esce fuori anche di questa trasmissione una visione diversa da quella non che superficiale, non superficiale assolutamente, certo. Comunque l'ho sempre pensato come un bel gioco e soprattutto era un gioco interessante perché insomma anche tu ti ponevi delle domande, a me è piaciuto molto il Rischiatutto. Veramente, e poi fra l'altro, scusa Maura se ti interrompo, c'è una campionessa che, alla quale tu sei molto, molto vicina, perché Marilena Buttafarro era una, si presentò sulle fiabe, no, mi pare? Sì. Era un'esperta e Maura, la nostra Maura, scrive fiabe, ha scritto fiabe, ha pubblicato due libri di fiabe, quindi Maura insomma è una campionessa. Sì, infatti l'avevo letta questa cosa della campionessa di fiabe. No, ma gli argomenti erano sempre tutti molto interessanti. Comunque insomma ecco, si stava incollati, il giovedì non si mancava mai all'appuntamento con Rischiatutto. Un po' che, e poi c'è, diciamo che attraverso i personaggi c'era un po' il campionario di quella che è l'Italia, no? Quindi l'Italia con tutte le sue, io penso che siamo un popolo veramente bello, pieno di creatività, di fantasia, di buona volontà. Io ecco, a volte da questi diciamo giochi esce fuori un'Italia che è quella vera, secondo me, Paolo. Pino. No, Pino. Ormai sei il Paolo Limiti. Paolo Limiti, ho fatto una. Non è così? Non la pensi anche tu come me? Sì, è vero, perché si presentavano appunto dei concorrenti che volevano anche dimostrare che al di fuori del proprio lavoro avevano delle passioni. Studiavano, si preparavano anche su altre cose
E quindi era sì, un ritratto in qualche modo di quella che era l'Italia dell'epoca, e in effetti anche per questo la trasmissione poi ha avuto questo grande successo, appunto, ha creato dei personaggi. E volevo dire una cosa a proposito del grande dell'Italia che si fermava, un episodio che credo meglio di tutti forse rende l'idea. Nelle finali del 72, o meglio, nella puntata conclusiva del 10 giugno 72, mi hai tolto le parole di bocca, ti volevo fare questa domanda, vai. Erano in programma tre partite di Coppa Italia, Juventus-Milan, Inter-Torino e Fiorentina-Napoli. La Lega Calcio decise di spostare queste tre partite alla domenica, sì, perché temeva in sostanza che il pubblico, invece di andare la sera allo stadio, sarebbe rimasto a casa a vedere il rischiato. Questo mi ha colpito, quindi, molto, sì, mi ha colpito molto. Quindi in pratica potremmo dire una trasmissione televisiva non sportiva, e ripeto, non era una concorrenza televisiva, perché qui non si sta parlando dell'altro canale che trasmetteva, certo. Solo pubblico negli stadi. Addirittura la Lega Calcio che sposta tre partite, mo, anche se era così forte, era così forte da far spostare delle partite di calcio per non andare contemporanee, ovviamente un evento oggi impensabile, sì, forse neanche il Festival di Sanremo può riuscire a tanto, quindi... Esatto, è vero. Guarda Pino, io ecco, siamo in conclusione di puntata, davvero penso a nome anche di Mauro e Luciano, mi sento di ringraziarti davvero per questa tua disponibilità. Ma io vorrei anche perché vorrei invitare i radioascoltatori, anche quelli che ci seguono in streaming su www.radioascoli.it, quindi un po' da tutta Italia, ad acquistare questi due libri, ripeto, Rischia Tutto, storia, leggende e protagonisti del programma che ha cambiato la televisione e sport in TV, storia e storie dalle origini a oggi, perché sono ricchissimi di spunti, di riflessioni, di aneddoti, e si leggono bene, godibilissimi, sono da così da tenere a portata di mano e sfogliare, no? anche spulciare così qua e là, no? Perché sono ci fanno ritornare indietro negli anni e sono davvero interessanti da leggere. E allora, anche perché poi ecco, gli episodi sarebbero tantissimi da citare, non abbiamo più il tempo, per esempio voglio soltanto citarne uno per tutti, no? La famosa puntata con accorgimenti antitelepatici con Inardi, no? Che poi fu annullata perché insomma, si pensava che questo grande personaggio medico di Bologna, Inardi, in qualche modo leggesse nel pensiero di Mike, no? E quella puntata le domande furono fatte fare, cioè le risposte furono date a Sabina Ciuffini, mi pare. Sì, esatto, sì, con delle palette poi, sì. E poi tra l'altro ci fu anche il ricorso di un concorrente, sì, che poi comunque finì nel nulla, ma insomma è stata una puntata molto, molto curiosa, naturalmente smentì che ovviamente non leggeva nel pensiero, però ecco, la popolarità anche su queste cose si vede anche da certo, questo episodio, quanto davvero questa trasmissione era davvero in quel momento il punto massimo della televisione italiana, esatto. E di una trasmissione, ripeto, che attualissima anche oggi, perché esatto, ripeto, ha funzionato secondo me, e mi auguro che anzi riprenda, sì. E anche ha prodotto, come detto, dei personaggi di cui ancora oggi ne parliamo, e questo oggi non capita più con facilità, ma probabilmente Rischia Tutto, anche credo con i personaggi di oggi, è proprio una missione adatta per portare alla ribalta questi personaggi, ripeto, che non sono degli anonimi concorrenti, ma sono persone che hanno una grande preparazione dietro, una grande passione, una grande cultura, sì, che la portano e che in qualche modo coinvolgono anche il pubblico a casa, anche a volte su argomenti che magari non ci sono, non sono magari di nostra, una delle nostre passioni, ci coinvolgono, e sì, credo che questo sia anche delle cose belle di questo genere di trasmissione. È vero, è vero. E con questo chiudiamo qui questa 241esima puntata di Un Mondo di Libri. Io ringrazio di nuovo Pino Frisoli, ti auguro un buon lavoro Pino, e grazie. A presto, magari ecco al prossimo libro ti inviteremo di nuovo. Grazie, con piacere. Grazie Pino, e buona serata. E allora saluto tutti i radioascoltatori dando appuntamento a lunedì prossimo per la prima puntata del mese di febbraio. Il libro del mese di febbraio sarà La Bastarda di Istanbul. Buona serata a tutti.